Buongiorno, buongiorno a tutti, c'è Eugenia. Benvenuti Buongiorno. e bentornati nel nostro canale. Oggi torneremo a parlare della cucina tipica russa e dell'ex Unione Sovietica. E continuate a seguirci, continuate a iscrivervi nel nostro canale e continuate a condividere i nostri video. Eugenia, cosa ci preparerai oggi di buono? Iselme ses kaderledu slar, che vuol dire in tartaro, buongiorno cari amici. Oggi siamo in Tatarstan. In Kazan, la capitale di Tatarstan. Oggi prepariamo un piatto tipico tartaro che si chiama azu. Questo è un piatto di carne e patate. E per me serve oggi questa pentola particolare che si chiama pure Kazan. E questa ricetta la preparo grazie alla mia amica e la nostra collaboratrice di Kazan, Midiana. Che la salutiamo ora. Ciao Ciao Mediana, Mediana. ciao. E lei mi ha fornito questa bellissima ricetta e mi ha spiegato alcuni trucchi per preparazione. Buongiorno amici, здравствуйте, Riccardo e Evgenia. Isselmo sus kaderledu slar. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с вами будем готовить татарское блюдо из баранины, азу. Рецепт у вас уже есть. Ингредиенты, я вижу, тоже готовы. И скоро мы с вами встретимся на дегустации. Апресто, пока! Quindi salutiamo Mediana e cominciamo a cucinare. E quindi oggi mi serviranno questi ingredienti: carne di pecora o agnello, cipolla, una carota, un po' di prezzemolo, circa 1,2 kg di patate. Di carne qua c'è 800 grammi. Prugne secche, passate di pomodoro, sale, peperoncino, cumino, un po' di spezie, orientali, e burro. Da quel punto che devo tagliare la carne. La carne si taglia più o meno a pezzettini di misura di questo dito. Quindi non deve essere troppo fino, non deve essere troppo grosso. Così. Più o meno i pezzettini devono essere uguali. E prendo anche un piccolo ossicino, perché dà più sapore. Ok, rimetto un attimino qua. Cucinare mi serve il burro. Quindi ho acceso la pentola, che ricordo che si chiama Kazan, e qua prendo un terzo di questo pezzo di burro, che sono circa 60 grammi. Appena si scioglie, si mette la carne. È pronto. La carne deve chiudersi bene da tutti i lati, quindi non c'è bisogno di girarlo spesso, ma quando si chiude da un lato bisogna girarlo, sull'altro lato. Così si chiude meglio e tutti i succhi, rimangono dentro. Ok, la carne qua ancora non è pronta, quindi sono passate quasi 7
7-10 minuti, quindi la esco, però si è chiusa tutta bene bene, cioè non è rimasto, non sono rimasti i pezzettini crudi rossi e bisogna uscirla. E ora devo tagliare la cipolla. Qua dove abbiamo preparato la carne è rimasto il succo di carne, è rimasto anche il burro e qua io soffriggo pure la cipolla. Qui ora io aggiungo tutte le spezie che devono essere messi, quindi un peperoncino ma piccolino piccolino, poi un po' di sale, cumino, un bel po', circa un cucchiaino bello pieno. Per far uscire meglio il sapore e l'odore di cumino, bisogna fare così. Poi il pepe nero. E le spezie che abbiamo già usato una volta. Melisoneli. È un misto di varie spezie. Mentre la cipolla si frigge un altro po', io taglio la carota. La cipolla è pronta, si può aggiungere le carote. Dopo 3-4 minuti rimetto qua la carne. Prima aggiungo un altro po' di sale perché la carne ancora non l'ho salata e anche la passata di pomodoro. Sono due cucchiaie di passata. E ora quasi subito, dopo 2 minuti, aggiungo anche le prugne secche, senza osso. Sono 200 grammi. In Tatarstan questo piatto cucinano anche con i cetrioli in salamoia, però siccome per gli italiani cucinare qualcosa con cetrioli in salamoia per giunta è impossibile, quindi la nostra collaboratrice Mediana ha detto che si può usare anche le prugne secche perché danno il sapore questo un po' aspro e anche prendono un po' di grasso dalla carne. Quindi ci sono delle ricette che permettono di cucinare asù con le prugne secche. Quindi ho usato queste per fare questa ricetta più interessante per voi, per quelli che guardate i nostri video e magari cucinate a casa. Quindi usate prugne secche invece di cetrioli a salamoia. Per continuare la preparazione aggiungo circa 2 litri di acqua calda. Si può aggiungere anche il brodo.
qualcuno preferisce di preparare prima di cominciare a cucinare asù il brodo, per esempio di osso della stessa carne di cui si cucina l'asù, e poi usare il brodo. Però siccome già la pecora in sé per sé è abbastanza grassa, usare pure il brodo mi è sembrato un po' troppo, quindi io ho aggiunto semplicemente l'acqua calda appena bollita, così è più facile che il preparato non si raffredda e continua a cucinarsi. Quindi l'acqua calda, circa 2 litri. Per circa 30-40 minuti a fuoco medio per cucinarsi, e continuiamo con le patate. Per le patate mi serve la padella, burro, altri 60 grammi, e ora taglio le patate a cubetti abbastanza grandi, medi. Appena burro si scioglie, aggiungo qua le patate. Bisogna friggerle per 10-15 minuti, cioè non devono essere pronte, ma devono essere belle dorate e poi si uniscono con il brodo di carne. Ecco, le patate sono quasi pronte, già sono belle dorate. Aggiungo un po' di sale. Mescolo. Ho rimesso il casan qua su questo fornello. Qua ci sono le patate mezzo cotte e quindi ora unisco queste due parti. Mescolo piano piano. Qua ci sono le prugne. E qua ci vuole altra acqua calda per coprire le patate. Va bene così, quindi ho aggiunto un altro litro di acqua. Mescolo un po' così e lascio a cuocersi a fuoco medio, medio basso. Per 15-20 minuti. Appena le patate sono pronte, il piatto è pronto. E poi più tardi assaggio anche per il sale e le spezie. Se mi manca qualcosa, aggiungo. Appena il piatto sarà pronto, ci vorrà il prezzemolo fresco e anche un po' di aglio fresco. Quindi taglio e preparo già subito prezzemolo fino. Prendo due spicchi. Ecco, sono passate 20 minuti. È quasi pronto. Aggiungo prezzemolo, l'aglio, tutto, non perdiamo niente. Mescolo ultima volta. Aspettiamo altri magari 2 minuti, giusto giusto per dare il tempo all'aglio di dare il suo sapore e profumo. E possiamo assaggiare. Midiana, blyudo gotovo!
Спасибо большое за рецепт. Il piatto è pronto. Grazie per la ricetta. Приглашаем тебя на дегустацию. Ti invitiamo alla degustazione. Женя, сейчас будем пробовать твое блюдо. Отлично получилось, ты справилась. Вы справились с Рикардо. Молодцы, спасибо. Пока-пока. Qua è il mio momento preferito, la degustazione. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Mediana per la ricetta, per la collaborazione e per la sua sempre gentilezza e disponibilità. Lei è la nostra partner a Kazan e quindi è sempre ben lieto collaborare con i colleghi. Io è la prima volta che lo assaggio, quindi lo provo volentieri. Un odore indescrivibile. Veramente buono. Un insieme di sapori. Diciamo un gusto orientale, oserei dire. Particolarissimo. Veramente da provare. Bene, signori. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di commentare. Se avete il piacere di provare qualche ricetta o di vedere come preparare un particolare piatto della cucina tipica russa o ex Unione Sovietica, scrivete nei commenti, io sono sempre felicissimo di assaggiare. Continuate a iscrivervi, continuate a seguirci, condividete i nostri video e mettete tanti like. Bene. Come al solito, io ci metto la faccia. Se Asu vuoi provare, a Kazan deve andare con Veliki Tour. Ciao a tutti, alla prossima!